Se l'arma dei carabinieri è nel cuore di ogni cittadino, con la fine dell'anno arriva anche la presentazione del calendario storico, un vero e proprio oggetto di culto che lo stesso comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luciano Ricciardi, ha presentato alla stampa con un pizzico di orgoglio. Nell'edizione 2019 di un'opera nata nel 1928, il tema scelto dal direttore artistico Silvia Di Paolo è il patrimonio artistico del nostro paese. In particolare si celebrano i 40 anni dall'iscrizione del primo sito italiano UNESCO nella lista dei patrimoni tutelati e i 50 anni di attività del reparto dei carabinieri dedicato proprio alla tutela dei beni culturali. Un fiore all'occhiello dell'arma che difende l'inestimabile tesoro italiano sia in Italia sia nel mondo. E in tema di UNESCO, la tavola del mese di luglio vede protagonista Urbino, che proprio quest'anno celebra i 20 anni del suo centro storico nominato Patrimonio dell'Umanità. Paesaggio e carabinieri sono due elementi tutti italiani, quasi inscindibili, come un quadro e la sua cornice, come spiega lo stesso comandante provinciale dell'arma, colonnello Luciano Ricciardi. Oggi abbiamo l'onore di presentare il calendario storico dell'arma per l'anno 2019, voluto dal Comando Generale, dove sono incentrati due temi importanti, quello della cultura, l'arte e l'arma, con le tavole, i suoi volti, le tavole che vengono ritratti dei volti dell'arma, che a modo di protezione di queste bellissime, ovviamente, paesaggi e monumenti che ha l'Italia. E si festeggia poi i 40 anni della Fondazione della Tutela Patrimonio Culturale, quindi reparto speciale a tutela ovviamente di questi beni, e al contempo l'UNESCO, quale l'Italia è inserita con i suoi beni nell'ambito ovviamente dei siti protetti dall'UNESCO, e in particolar modo l'Arma dei Carabinieri ha fornito nell'ambito degli impegni istituzionali il reparto tutela patrimonio culturale, dove i militari hanno, diciamo, una funzione precipua, quella di intervenire anche nelle zone di guerra a tutela dei siti archeologici o culturali in genere.